Ora con la cronaca a Losanna per parlarvi ancora delle gemelline svizzere scomparse. Ci potrebbero essere degli sviluppi atroci in una delle lettere che il padre ha spedito all'ex moglie prima di suicidarsi. L'uomo avrebbe scritto: le ho uccise io, non hanno sofferto. Andiamo subito in diretta da Saint-Sulpice dal nostro inviato Massimo Postiglione. Massimo, a te buonasera. Siamo a più tardi ora, Lampedusa non si ferma, la nuova ondata di sbarchi di migranti, sono in arrivo altri 3 barconi con circa 200 persone a bordo. Andiamo subito in diretta dal nostro inviato Federico. Sono questa la cronaca proprio a proposito degli ultimi sbarchi. Il ministro dell'Interno Maroni ha detto: siamo di fronte ad una emergenza umanitaria. È stato sventato dalla squadra mobile di Crotone un attentato contro il magistrato antimafia Pierpaolo Bruni. 24 le persone arrestate appartenenti ad una delle più potenti cosche dell'andrangheta del crotonese. Vado avanti, non ho paura, è il commento di Bruni a Sky TG24.